Le funicolari di Mergellina e di Chiaia funzionano a mezzo servizio a causa dell'assenza di due capiservizio, entrambi in congedo parentale. Lo ha comunicato l'azienda napoletana Mobilità spiegando di non essere riuscita a trovare due sostituti e dunque nessuna soluzione. L'ANM attacca e dice: i lavoratori che usano i propri diritti con scarso senso di responsabilità, e annuncia l'adozione nel rispetto delle norme, tutte le misure sul personale per evitare il ripetersi di questi episodi. Ma intanto i pendolari questa mattina sono rimasti a piedi e sono andati su tutte le furie. Lo sciopero è un diritto sacrosanto, ma interrompere i servizi così essenziali con una problematica così grave, secondo me è proprio inammissibile. La cosa importante di una città è proprio la logistica, i mezzi di trasporto, è la cosa principale. Come fa? Per evitare traffico bisogna far funzionare i mezzi pubblici. Sono cose che dovrebbero essere risolte con un aumento di personale che lavora. Questo non si può fare se per mancanza di soldi, e siamo sempre là, è il cane che si mangia la coda, gira intorno a se stesso. Qui manca programmazione, questa città è carente di diverse realtà ovviamente che ben conosciamo, quindi ovviamente quando poi si presenta un'emergenza la cosa si aggrava, ma bisognerebbe pensarci prima ovviamente.